Ciao ragazzi, ciao da Nick, bentornati sulla Nickcraft. Ragazzi, dunque ho pensato come possiamo, diciamo, illuminare il nostro eliporto. E allora, prima di tutto però, prima di tutto però, togliamo due o tre cose di troppo. Già. Vabbè, dunque può andare bene anche così, dai. Praticamente, ragazzi, vorrei usare, ragazzi, sono un po' indeciso, ma comunque delle luci chiaramente per illuminare. E pensavo, potremmo mettere queste, dai, che sono luci, diciamo, un po' che danno quella sensazione di essere protette, perché uno dice le mette in un luogo pericoloso e penso che siano quelle più adatte. Luci, diciamo, con delle barre. E per farle, vediamo un po'. Ok. Praticamente manca soltanto questo. Che cavolo è sto coso? Ah, beh, facile. Ok, ne facciamo. E che ne so? Vabbè, facciamone solo 12 perché non è che me ne serve tanto. Non tantissimo, insomma. Ok, e no, me ne esce solo uno. Ah, perché ho finito la glowstone. Un momento, per fare la glowstone. Io non me lo ricordo più. Eccola qua, c'è della lana. Bene, lana gialla. Se non mi sbaglio, con la lana gialla facciamo per l'appunto un po' di glowstone. Quindi dovrei mettere questo qua. Oh yeah! Esattamente, glowstone. Quindi facciamo un po' di glowstone e grazie alla glowstone riusciamo a fare un altro po' di sti cosi qua. Esattamente, manca solo quella. Esattamente. E allora a sto punto sto pensando che vorrei un po' di recinzioni. Pensavo, o proviamo con queste recinzioni. Facciamo due stack. Oppure metto il fence. Però dai, il fence è brutto. Legno in un eliporto non ci sta. Invece delle barre di ferro sono più belle, no? Danno più senso di realismo. Dove cavolo è? Ah, sta finendo ora? E ci vuole 3 ore per fare una cosa qua di glowstone. Un mucchio di tempo. Dai, ci siamo quasi. 90%. Fammi un po' di sta benedetta glowstone e non ci pensiamo più. Ok. Eccolo qua. Allora, praticamente, mo sto glowstone dobbiamo piazzarlo per terra. Lo spacchiamo. Solo due? Ne dava 4? Io mi pareva che ne dava 4. Accidenti. Ne ho bisogno allora di più. Ah, beh, ci sono quelli blu, ma io in realtà volevo fare le luci bianche, non blu. Per questo stiamo a fare questi. Ne possiamo fare un altro. No, quantomeno ne voglio altri. Quantomeno ne voglio altri due. 4. Ok, mo ne abbiamo 4. Allora, dopodiché, ragazzi, abbiamo bisogno di un'altra cosa. Voglio, ragazzi, dei fili di redstone. Questi. Che mi pare che si fanno con redstone alloy. Vediamo un po' come si fa questo redstone alloy. Perché non mi ricordo minimo. Redstone. Dove sta? Ah. Ok, allora dov'è? Questo è. Ok. Oh, silicone. Accidenti, silicone come cavolo. Ah, devo mettere la sabbia. Accidenti, che vita complicata quella del costruttore. Allora, sabbia ne sa. Sav mill qua, come caspita si chiama, ma dov'è soprattutto? Ok, quindi qua faccio il silicone. E poi mi pare che no, qua non va. Devo mettere il tutto. Ma dov'è? Ma non manco un macchinario. Dove l'ho messo? Ah, qua è. Lui è, sì.
Ok, silicone. Allora, silicone e glowstone. Ok. Quindi mi pare che andava questo qua e questo qua. A posto. E me ne dovrebbe fare uno. Vediamo un po'. No, non è sicuro al 100 pesce che... Ah, sì, al 100 per pesce. Ma che sta a dire? Non è sicuro al 100% che esce quello che interessa a noi. Cioè ecco, vedete che non è uscito ancora niente. Niente silicone. Ok, non è quello che usano, diciamo, le star per rifarsi. Non è quel tipo di silicone. Questo è un altro tipo di silicone. Ecco, quindi no, niente, va, insomma, purtroppo non possiamo venderlo, non possiamo ricavarci. Ne abbiamo 15, ma non basta. Ora che ci penso, abbiamo bisogno di un'altra cosa. Allora, ora che ci penso, abbiamo bisogno di un coso. Forse scrivendo luce dovrebbe... Eccolo qua, ecco, un altro di questo. Oh, accidenti, Nether Quartz. Nether Quartz. Ok, facciamo così, va. Andiamo. Ah già, beh, vero, ho distrutto il portale per il Nether. Aia, è vero, è. Ah, accidenti. Ok, dobbiamo piazzare un attimino il portale da qualche parte. Mi serve l'accendino. E quel... Ah, l'accendino ce l'ho. Mi serve... Dove sta? Ok. Un po' di questo. Ok. Allora, dove lo vado a... Le ali se ne stanno quasi per andare. E questa non è una cosa positiva. Dovrei avere comunque delle ali di riserva qui da qualche parte. Eccola qua. Allora, questo portale, dove lo mettiamo? Magari lo metto qua per ora, che me frega. Allora. Mi pare che era così fatto, no? Ok, accendino. Ok, raga, andiamo un attimo nel Nether. Vediamo di recuperare un pochettino di Nether Quartz, giusto un po'. Ok, trovare il Nether Quartz non è che è tanto facile. L'uscita è segnata, l'importante è questo, no? L'uscita la sappiamo. Allora, dobbiamo trovare un po' di Nether Iron. Ah, eccolo là, questo è tutto Nether Quartz. Ok. Ok. Me ne serviva giusto un po'. Ok, possiamo tornare indietro. Possiamo così costruire il pannellino solare che ci dice se c'è il giorno o la notte. Devo stare attento perché le ali stanno per esaurirsi. Perfetto, è stata una cosa parecchio veloce. È stata una cosa decisamente veloce. Allora, questo lo tolgo, pigliamo qualche livello. Allora. Dunque, dove ero rimasto? Vediamo un po' qui. Ok, tre silicone, buono. Ok, adesso abbiamo tutto il necessario, teoricamente, per illuminare questo luogo. Praticamente io vorrei... Ok. Pensavo che per illuminare... Allora, vediamo un po'. Qua. Qua. Ecco il vantaggio di avere una cosa fatta bene. Qua. E qua. Oh, direte, ma perché? Perché qua, qua, qua? Perché qua, qua, qua ci passiamo i fili. Ok. Allora, il filo chiaramente sarà visibile. Forse per questo era meglio l'altro. E chi lo sa?
Vabbè, anche se i fili sono visibili di sotto, che importa? Ma comunque diciamo che non basta. Ok, non basta. Dobbiamo arrivare qua e poi dobbiamo arrivare là. Praticamente comunque il nocciolo della questione è questo. Non posso neanche appoggiarlo sopra. Ok, perché dobbiamo fare quell'altra cosa che adesso andiamo a fare, sempre se è possibile farla. Oh, e corri. Buongiorno, buongiorno. Allora, praticamente dobbiamo fare una cosa. Qui ci mettiamo questo. E vai. Ok, come si chiamava quell'arnese? Accidenti. Allora, Ender. Ender mi serve, eccolo qua. Ah, ok, conduit binder. Ok, facciamone tre. Conduit, eccoli qua, ce li ho. Uno, due, uno, due, tre. Esattamente. Li mettiamo qua dentro. Ma certe volte sono staccabili, certe volte no, ma valla a capire. Vabbè, quindi queste sono le coperture che andiamo a mettere. Oh, ecco qua, abbiamo altri cavetti da poter fare. Perfetto. Facciamoli. Dove ero rimasto? Ecco qua, 4. Allora, poi dunque, togliamo un attimo questo che andiamo a bere nel frattempo che facciamo gli altri cavetti. Sto pensando che c'è un'altra cosa. Mi avete spiegato il motivo, cioè non il motivo. Qualcuno di voi mi ha detto come fare a non far appiccicare le zampette, diciamo così, dell'elicottero con il nostro eliporto. E mi avete detto, mi pare, del buffer. Solo che il tizio là non vende il buffer, quindi ce lo dobbiamo fare noi, ma va bene. Non dovrebbe essere troppo complicato. Me ne serve ancora uno, la ringrazio, ci manca poco, raga. Dovrebbe arrivare, eccolo qua. Andiamo a fare di nuovo questi. Ok, sono pochi però, 8, che ci faccio? Qua dietro ci stanno gli altri. Oh, altri 3, perfetto. Allora, è pur vero che così è un po' brutto che si vede. Altrimenti dovrei fare. Vabbè, per ora magari giusto per provare. Poi magari mettiamo tutto quanto. Potrei anche mettere tutto quanto, diciamo, bello bello nascosto. Ma non è che. Non è che sia impossibile. Dai, che ci bastano precisi. Ok. Quindi questo va qua. E qua sopra ci va questo. Ok. Questo va qua e qua ci va lui. Anche qua. E per finire, anche qua. Allora, come vedete, le luci sono accese. Eppure è giorno. Praticamente, per risolvere il problema, dovremmo fare una cosa. Solo che mo' i cavetti non ci bastano. Dovrei mettere sto coso. Ok. Oddio, lol. Non è certo uno dei punti più belli dove metterlo. Però funziona. Guardate un po', l'ho messo in un punto tanto assurdo, però di funzionare funziona. Ok, va bene, l'importante è che funziona, vedete che adesso di notte abbiamo il nostro eliporto illuminato, le ali non vanno più bene. Allora, poi vi avevo detto ragazzi che mettevamo questi tutto attorno, diciamo, per non cadere, quindi io farei così. Vediamo un po'. Come
Così mi pare una buona idea. No, accidenti. Ma quanto cavolo gira? Accidenti. Dai. Ok, ragazzi. Che ultimo blocco di troppo. Ok, allora dobbiamo adesso sistemare un po' il tutto. A me piace fare così. Ok, che dà un po' più di realismo. Ok, allora quello che è di troppo lo dobbiamo togliere. Allora, questo era di troppo, questo è di troppo, questo è di troppo, poi c'era questo e non ce n'è più. Quindi ragazzi, vedete che ho recintato il tutto per non cadere, diciamo, mi pare fatto così bene. Ok, quindi che manca? Vabbè, diciamo che è da migliorare qui sotto magari sti fili che poi li nascondiamo. Dovrei fare un paio di blocchi di questi. Diciamo che si può fare, lo possiamo anche fare. Allora, facciamo così. Andiamo a bere. Dobbiamo, ragazzi, andare a comprare un paio di cose. Vabbè, non è un problema. Dobbiamo comprare, raga, delle cose. Quelle là per non far appiccicare l'elicottero. Allora, andiamo al secondo piano. Allora, primo e secondo. Hello Archimede! Allora, Archimede, mi servono un po' di fluaters. Solo che i soldi servono. Dice, senza soldi non se ne canta messa, dice lui. Quindi ha ragione. E allora, compriamo i fluaters. Adesso andiamo giù. Dobbiamo andare a casa. Se riesco ad uscire. Ok. Ci siamo. Andiamo a casa. Avrei intenzione di fare una certa cosa. Niente cose zozze, tranquilli. Allora. Praticamente vorrei fare così. Pigliamo il. Com'è che si chiamava quel coso là? Che non. Eccoli qua. Posa sta roba. Ok, 24. Ah, sono pochi 24. Non basteranno mai. Vabbè, comunque praticamente inizio già a fare un po' di blocchi per nascondere quei tubi. Magari li nascondiamo un'altra volta. Ma praticamente con i floater dobbiamo farci un'altra cosa. Allora, i floater li mettiamo qua. Poi mi serve. Dove sta? Dove? Eccoli qua. Eccoli qua, buffer. Facciamo i buffer. Ok, abbiamo i buffer. A sto punto tanto vale che facciamo così. Vediamo un po'. Dobbiamo semplicemente scavare qua. Ok. Magari bastano. Facciamoci il giro per di qua. Ok. Facciamo così. Perfetto, praticamente ragazzuoli, sperando che bastano, andiamo a coprire con questi blocchi speciali, sperando appunto che siano sufficienti. Oh, dovrebbero bastare, dai. Perfetto, dopodiché devo un attimino smontare tutti questi fili, raga. Ok, li ho smontati tutti, raga. Quindi adesso vedete che si riesce a vedere. Ok, quindi dobbiamo semplicemente passare i cavetti qua nascosti. Questo va di qua. Dovrebbero bastare perché stiamo a fare meno giri.
Poi va qua. Ok. Perfetto. Ho collegato il tutto. Poi basta far così, non si vede più niente. Dalla parte di sotto devo solo raccogliere i blocchi che ho fatto cadere. Qui credo che già addirittura è collegato. Esattamente è collegato, vedete? Teoricamente è collegato. A meno che non gli trovo un altro posticino. No, solo che questo si collega dai lati, quindi è un po'. Vabbè, possiamo lasciare lì dov'è. Tanto non si vede, non si nota più di tanto. Anzi, addirittura sapete dove lo potrei mettere? Sempre messo così. Potrei metterlo anche. Ecco. Funzionerà? No, mi sa che così non funziona. Difatti, no, così no, accidenti. Devo per forza di cose metterlo da qualche parte. Ok. Però a me volante non mi piace. Quindi potrei metterlo. Mettiamo qua. Prendo sti cavetti. Ecco, così mi piace di più. Oh, perfetto. Vedete che le luci adesso sono belle che spente. Quindi perfetto. Per quanto riguarda far atterrare sto coso, ecco, qui la situazione è questa. Mettiamo questi shore buffer. Potrei benissimo fare così, ne metto uno qua, tanto l'importante è atterrare, no? Ok, gli abbiamo fatto le zampette, raga, per atterrare. Allora, voi mi avete detto che in questo modo non si, diciamo, appiccica. Quindi vediamo un po' di tentare un atterraggio. Oh, a dove vai? Torna indietro, però non si vede niente. Ce l'ho fatta. Ops, ho sbagliato. Ehi, hey, è sparito! Ah, raga, siete sicuri? Questi buffer, questi non li ho proprio schiodati. Sono rimasti qua. Ah, ho capito! Ok, no, ho capito dove lo sbaglio. Accidenti. No, però non è tanto positivo. Cioè, praticamente questi vanno messi nella piattaforma. Cioè, questi non li posso. Già, è ovvio, se questi non appiccicano, non possono appiccicare. Certo, questi non possono appiccicare. Quindi questi li devo mettere nell'eliporto. Per non appiccicarci, però è un po' brutta come cosa, no? Cioè, praticamente dovrei metterli tipo così. In modo tale che non vado ad appoggiare sull'eliporto. Cioè, capito? Così che mi vado ad appoggiare sopra questi blocchi. È l'unico modo. E meno male che non sono sceso, va. Quindi questo è l'unico modo. Tipo io. Qual è il tasto per scendere qua? Questo è per salire, questo è per scendere. In questo modo dovrei aver poggiato sopra i blocchi. Esatto, sono sopra i blocchi. Teoricamente posso rialzarmi se riesco ad entrare, magari. Ok, vedete che ci alziamo senza problemi perché sono questi blocchi che non mi fanno appiccicare. Però è un po' brutto che bisogna tenerli così. È un po', diciamo, è assurdo. È un po' brutto da vedere. Ma è l'unico modo per non appiccicare. Diciamo che così è impossibile che riesco ad atterrare sulla piattaforma. Anche in base allo spazio che mi prendo. Vabbè, comunque, raga. Mi sa che a meno che non mi viene. A meno che non mi viene qualche altra idea in mente, ma per ora questa è l'unica soluzione per non appiccicarci, diciamo. Ma a quel punto aveva più senso se ci mettevo semplicemente della terra, era un po' la stessa cosa, perché sulla terra non appiccica, quindi boh. Vabbè, comunque raga, io direi che mi fermo qui. Qualcuno di voi ha scritto: Nicchia, ma perché quando cambi, diciamo, quando appare la scritta ti è piaciuto il video, no? Perché, dice, perché zoomi? Niente, perché praticamente per cambiare la scritta devo schiacciare CTRL e il tasto 2, no? Tipo se schiaccio CTRL 1 la scritta sparisce, CTRL 2 la scritta appare. E siccome su Minecraft CTRL è lo zoom, quindi si vede la zoomata.
Vabbè ragazzi, quindi io vi saluto, spero che questo gameplay vi sia piaciuto, datemi dei consigli se ne avete e niente ragazzi, ci becchiamo presto, ciao alla prossima!